Salve e ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in questo sesto video dove vi consiglierò attrezzatura, ma più precisamente oggi parleremo di zaini. Come sempre ricordo a chi si è perso gli altri video dove ho consigliato altri tipi di attrezzatura di recuperarseli, mentre qui sotto in descrizione troverete tutti i vari link dell'attrezzatura di cui vi parlerò e anche di cui vi ho parlato. Dunque, parliamo di zaini fotografici naturalmente. La scelta dello zaino è una scelta molto importante. Perché? Perché lo zaino fotografico è quell'oggetto che andrà a custodire tutto il vostro materiale, è il vostro guscio protettivo, o meglio, è il guscio protettivo delle vostre attrezzature. Quindi, naturalmente, non è una scelta da fare con molta leggerezza. Dico questo perché mi sono trovato in certe situazioni a utilizzare anche delle borse improvvisate a zaino, che poi purtroppo mi hanno causato anche dei danni, seppur accidentali comunque, all'attrezzatura che contenevano. Diciamo che su Amazon in generale lo trovate vari oggetti e in generale ormai gli zaini sono un po' tutti validi. Ho deciso in questo video di consigliarvi tre zaini, o meglio due zaini e una tracolla, a seconda se preferite portare lo zaino o se preferite portare la tracolla, che ho utilizzato io o comunque di cui ho avuto pareri esterni. Come sempre, come tutta l'attrezzatura che vi ho presentato negli altri video, sarà in ordine di prezzo, quindi partiremo da quelli più base e bassi e poi saliremo. Primo zaino che voglio consigliarvi è il classico Amazon Basic. Daniele, stai consigliando un Amazon Basic? Sì, sto consigliando un Amazon Basic perché, nonostante abbia alle spalle ormai 5, 6, 7 anni, anzi l'ho comprato un anno dopo aver comprato la mia Reflex, comunque sia, i suoi 5, 6 anni li ha ed è nuovo. L'ho portato ovunque, ha retto benissimo il tempo. Trovate varie tasche naturalmente, una tasca qui davanti, una tasca qui sopra e il vano centrale. Nel vano centrale naturalmente troverete tutti gli scomparti per inserire obiettivi, macchina, eccetera, eccetera. Mentre nella parte della chiusura troverete due mega tasconi in cui potete infilare tutto quello che volete. Io in questo caso ce li ho pieni di batterie e tante batterie. Questo è lo zaino che ho usato per anni con la 600D, come ho detto, e tuttora ci lascio dentro la 600D. Perché? Perché ha bisogno del suo zaino. Il prezzo dello zaino Amazon Basic va intorno ai 30 euro circa. Ma fidatevi se vi dico che non sono l'unico comunque ad essersi trovato magnificamente questa tipologia di zaino. Perché se pensate che uno zaino che costa 30 euro fa il suo dovere e lo fa bene. Naturalmente non è impermeabile, una pioggerellina leggera la prende, però non abusatene, ecco. Secondo zaino che vi voglio mostrare e secondo zaino che posseggo, e ormai posseggo da un anno, è l'USA Gear. Vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione per andarvelo a vedere, perché questo zaino l'ho comprato per vari fattori che adesso vi vado a illustrare. Avevo la necessità di uno zaino nuovo perché con l'acquisto del nuovo corpo macchina e quindi delle relative nuove lenti avevo bisogno di nuovo spazio sia per tenere l'attrezzatura in casa e non tenere la polvere sia per portarmela dietro per non stare tre volte a svuotare lo zaino vecchio e rimontarlo, e soprattutto avevo la necessità di una tasca laterale sullo zaino da dove prendere la macchina e rimetterla senza dovermi tutte le volte togliere lo zaino e rimettermelo, e per questo ho scelto questo zaino qua. Zaino comodissimo, veramente mega comodo, costa più dell'Amazon Basic e si vede e si sente. Come potete ben vedere ha l'apertura laterale perché io posso da qui facilmente estrarre e reinserire il corpo macchina, ma non solo, io posso aprire anche il vano centrale e andare a prendermi l'attrezzatura direttamente da qua, che è la stessa, praticamente l'entrata quella laterale è di qua e qui c'è il vano centrale. Le tasche qui laterale sono molto comode, io ci tengo solitamente i tappi delle macchine fotografiche o il telecomando di scatto a seconda di cosa ho bisogno che stia lì in quel momento. Troviamo anche una piccola taschetta qui davanti che vi può essere utile per mettere memory o mettere quello che volete comunque in forma ridotta. Qui lateralmente trovate una piccola taschetta dove io inserisco la batteria di scorta sempre della Canon, che almeno mi è facile da prendere perché comunque ce l'ho qui sulla schiena. Ultima tasca, il vano superiore dello zaino, che è tra le tasche più utili che abbia mai trovato in uno zaino perché è un piccolo pozzo, diciamo, perché è fonda e ci sta un sacco di roba. È rivestito in un materiale molto simile al Gore-Tex, anche se non è Gore-Tex, e infatti in dotazione c'è il
non me lo fate aprire per favore, perché ci metto 60 anni a richiuderlo. Comunque è il coprizaino per quando piove. Bene, per questo zaino siamo intorno ai 65 euro, che comunque sono il doppio dell'Amazon Basic, che per portare una macchina fotografica anche di un certo calibro e di un certo costo comunque sono spesi bene. Ultimo zaino che vi voglio far vedere, ma non zaino, tracolla, è una tracolla della Tamrac. È una marca non tanto conosciuta, però fa delle tracolle veramente veramente belle e buone, con materiali anche pregiati. La linea a cui mi voglio riferire è la linea Apache, quindi se guardate anche su Amazon, cercate comunque Tamrac Apache. Hanno vari prezzi a seconda anche del modello. Partiamo da un'ottantina di euro e arriviamo sopra i 100 euro. Il materiale con cui è fatta questa tracolla è buono, resistente, ha tutti gli scomparti dentro che vi possono essere molto utili per dividere macchina, obiettivo, eccetera. Ci sarebbero tanti altri zaini, tracolle e cose varie da consigliarvi. Non mi sento di consigliarvele, visto che comunque non ho riscontri o comunque non ho provato io in prima persona questi oggetti. Vi lascio qui sotto in descrizione naturalmente i link per vedervi gli zaini di cui vi ho parlato. Questo video termina qua, spero che vi sia stato utile. Come sempre iscrivetevi al canale per non perdervi altri video, commentate, lasciatemi un mi piace, condividete questo video se vi è piaciuto e se volete condividerlo con qualcuno. Trovate qui sotto anche tutte le mie pagine social, Facebook, Instagram, Flickr, dove pubblico tutti i miei scatti, quindi se volete seguirmi anche lì, seguitemi. Domani parleremo dei microfoni da utilizzare insieme alle vostre macchine. A domani, ciao!